Un'app per trovare i defibrillatori più vicini alla propria posizione. È questa la novità di cui vanno orgogliosi i responsabili di Progetto Vita. L'app al momento è disponibile e scaricabile gratuitamente sui dispositivi Android. Una volta completata la registrazione, è pronta all'uso e consente di richiedere aiuto facendo partire la chiamata al 118 e contemporaneamente allertando la rete di soccorso di Progetto Vita, oltre a indicare il percorso per raggiungere il prezioso strumento salvavita. Questo è un salto qualitativo perché ci permette di essere sul territorio e di poter far sì che chi è testimone di un arresto cardiaco possa non solo attivare il 118 ma in automatico vedere qual è il defibrillatore più vicino, poterlo chiamare, quindi chiamando proprio direttamente la sede o andarlo a prendere attraverso un percorso della mappa di Google che lo conduce a prenderlo. Anche quest'anno appuntamento con la 13ª edizione della Festa del Cuore, in programma il 19 e 20 giugno in Piazza Cavalli. Per l'occasione sono previsti screening cardiologici gratuiti, un concerto con Simone Fornasari, il Memorial Maurizio Saltarelli e la Lotteria del Cuore. Quest'anno metteremo ed esibiremo con una serie di gazebo, saranno circa 15-20, tutte quelle che sono i punti dove ci sono i defibrillatori nella nostra provincia. Avremo i gazebo dedicati ai progetti specifici, Progetto Vita Sport e Progetto Vita copre gli orti per i ragazzi, e avremo un gazebo dedicato invece a Progetto Vita Italia. Durante il Memorial avremo penso 7 equipaggi e volontari che vengono premiati da chi è stato salvato, quindi sono mi sembra 7 e i salvati dell'anno. È sempre un momento molto emozionante in ricordo di Maurizio, che sapete bene era stato uno dei promotori, una persona comunque, un amico, una persona che teneva molto a Progetto Vita.